Chi sono i poliziotti del cervello? Chi sono i poliziotti del cervello? Who are the brain police? Who are the brain police? Per cancellarmi dalla faccia della terra. Le ho viste baciare gli infermi, assistere i vecchi, dar caramelle ai matti. E Dio piangerà sul mio pianoforte. Ho conosciuto la bontà onnipotente e correrà per il cielo con la mia musica sotto il braccio. Non parlavano di niente che non fosse buono. La canterà, la canterà, la canterà, la canterà, la canterà, la canterà, la canterà. E inginocchiandomi accanto a lei, piansi, piansi, piansi. La canterà agli angeli. Proviamo a spiegare un po' queste, quello che abbiamo visto, insomma, questa sintesi, queste emozioni. Che cosa possiamo dire? Spiegare le emozioni è sempre un po' ucciderle, no? Nel senso che le emozioni sono proprio, la loro verità sta nel non essere spiegate. E sicuramente Zappa mi torna come un ancora presente fortemente l'anima di qualcuno che in qualche modo nel linguaggio musicale cubista, nella sua rappresentazione del mondo contrastante, come dice lui, abbiamo ragioni razionali soltanto, stiamo cercando ragioni razionali per credere nell'assurdo, no? Cioè in questo assurdo cubista di questo mondo, in qualche modo, ecco, io sono in questo momento, in questa dimensione qui rispetto all'opera maestra, no? E solo attraverso questa contraddizione di cose opposte, di segni opposti, di falsità, di bellezza, di verità, di finzione, di danza, di parole, di silenzi, di musica, ecco. Attraverso queste cose credo che si riesca più a ritrovare quel centro. Sì. A me viene da citare un po' il programma di Sala, quando si fa riferimento alla melma che esce dal televisore. Ti faccio credere che sono deliziosa con tutto quel che dico, mi seguirai mentre ti guido e mangerai l'immondizia che ti propino. Tu farai tutto ciò che ti verrà ordinato fin quando non venderemo i nostri diritti su di te. Mi ha colpito molto anche, insomma, per il lavoro che faccio. Beh sì, noi probabilmente abbiamo perso l'importanza di ritrovare un centro, di ritrovare un vuoto. Siamo quello che dice le parole, abbiamo assimilato i vestiti, gli usi, le parole che ci propongono una melma che da varie parti, no? E abbiamo perso questa importanza di ritrovare questo centro, no? Questo silenzio interiore. Io l'altra sera, alla prima, che poi credo che veramente nella prima sia successo quel salto che mi mancava, no? Si arriva sempre, ce ne sono ancora tanti salti, ma adesso facciamo un po' sedimentare, sennò se iniziamo ad andare avanti. Quando c'è un punto in un silenzio, non c'è più musica, non c'è più struttura, hai perso le difese e sei lì in sala, e sto dicendo queste parole che poi ispirate a Gregori Corso, no? Questa poesia, dov'è la bontà, no? E una signora dall'alto di un palchetto mi disse: vogliamo la musica. E io a quel punto, proprio per partitura di testo, dovevo dire, e il prete andò, gli squarciò, gli mise una mano nello stomaco e gli gridò: dov'è la tua anima? Ecco. Allora, rivolta a quella direzione di quella donna che l'aveva proprio ringraziato, ecco, mi hai dato la chiave, è stata la risposta: dov'è la tua anima? Dov'è la nostra anima? Cioè riprendiamoci come artisti un centro che in qualche modo sia, perché sennò siamo entrati, mi viene in mente l'Amleto, quando sennò qualcuno mi chiedeva di Shakespeare, l'Amleto, quando a un certo punto c'è la rappresentazione della uccisione del re, sì, no? Ma la cos'è in Shakespeare? La narrazione non è la storiella che fanno i mimi, gli attori,
è che in quella storia c'è la rappresentazione, cioè la verità è chi guarda quella rappresentazione. Ormai invece sta succedendo che la verità è entrata nella rappresentazione e quindi abbiamo perso l'occhio guardante, sempre di più. Ecco, mi piace che qua ci si ritorna a ritrovare questo senso qua, no? Che già Brecht l'aveva capito a suo tempo. Ma io volevo fare una domanda, visto che sono insomma prime puntate di questo nuovo programma, un po' banale, però sono sicuro che tu mi risponderai in modo sicuramente non banale, e cioè... Dal momento del programma si intitola Retroscena, si possono svelare qualche retroscena, qualche segreto sul tuo modo di fare teatro? Ma io continuerò a fare teatro sempre se in qualche modo mi metterò sempre delle domande, se in qualche modo anche la tecnica, anche le conoscenze che uno ha preso con gli anni non diventino una gabbia di conoscenza che ti porta via da rimettersi ogni volta, da dove ricominciare dove non c'è certezza. Se ci deve essere un segreto per me è probabilmente non perdere mai, no? Mi piace, qualcuno mi ha mandato sul telefonino, adesso non ce l'ho, una frase di Nietzsche che proprio meno dice: se vai a affrontare i mostri, nel senso, attenzione, puoi diventare mostro. Però più vai, più lanci in profondo una spada, più riesci ad andare nel profondo di te stesso. Allora, io credo che il segreto sia sempre che più vai anche contro i grossi muri, più vai sotto i tuoi muri. Perché altrimenti questa cosa può diventare molto pericolosa, no? E anche in un certo senso io penso che più diventi grosso, perché ormai io sto facendo di tutto, faccio teatro, cinema, opera, metto a scrivere anche di casa, non so, fra un po' posso fare veramente, non so, la cucina, potrei mettermi anche a scrivere di cucina. Come ti dicevo prima, attenzione a non fare il tuttologo, perché... Che il tuttologo è brutto, però è nello stesso tempo invece credo che sia che a un certo punto tu costruisci uno spazio di profondità che a quel punto poi dopo la esprimi in tante zone, però tu devi sempre più vai su, più devi andare giù, perché altrimenti se più vai su e ti perdi qui, meglio cambiare assolutamente, che qualcuno me lo dica, cambiare mestiere subito. Se tu non controbilanci una certo. crisi, un domandarsi, un rimettersi in discussione, un ritrovare il bambino, un ritrovare la piccolezza, un ritrovare dove tu stai sbagliando profondamente, dove tu sei ancora, dove sei tu fascista, dove sei tu leader, dove sei tu chiuso, dove sei certo. tu morale, no? E questo è fondamentale, ecco, questo è per me. Se ci deve essere un segreto, una cosa a cui tengo è solamente è proprio questa, sì. Benissimo, con questo svelamento chiudiamo, allora siamo ai saluti e ringraziamenti. Innanzitutto il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, il Teatro Caio Melisso, il dirigente generale, il direttore generale Claudio Lepore, il direttore artistico Michelangelo Zurletti, ringrazio anche Annalisa Rinaldi dell'ufficio stampa, Davide che ci ha aiutato molto in questi giorni, tutti i tecnici che ci hanno accolto e assistito. Vi ricordo la nostra nuova mail che è retroscena@sat2000.it. Allora, tante cose sono cambiate rispetto all'anno scorso, però una sola cosa non cambia, ovvero la mia formula di chiusura. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Arrivederci.